Cari amici, siamo alla Spezia per l'ultima tappa del Giro della Lunigiana, Santo Stefano La Spezia di chilometri 101. Un'ultima tappa mattiniera perché, a differenza delle altre partenze del Giro, che avvenivano intorno alle 14 del pomeriggio, questa è al mattino e sono le 9.30 con una bella giornata che ci prospetta un buon clima, né troppo caldo né troppo freddo. Addirittura d'arrivo troviamo il direttore del Giro Renato Di Casale che risponde al nostro giornalista. Siamo qui insieme a Renato Di Casale, direttore del Giro della Lunigiana, per il binoccolo.net. Gli chiediamo questo: abbiamo parlato con lui, l'abbiamo intervistato alla partenza, lo sentiamo anche adesso, abbiamo parlato con il pubblico, abbiamo parlato con i tecnici, ci hanno confermato la certezza che le strade erano pulite, che l'organizzazione ha funzionato al meglio. La vostra aspettativa è stata confermata? Beh, la nostra aspettativa è stata confermata, però questa aspettativa è il frutto di un lavoro di lungo tempo che si fonda intanto su un grande numero di persone che ci danno una mano e quindi li ringrazio tutti, sono i volontari, l'appoggio delle istituzioni, devo ringraziare la questura di La Spezia, la prefettura che hanno una organizzazione impeccabile insieme alla Polostrada e ci consentono di mantenere questo altissimo livello di sicurezza che riguarda la manifestazione. È per questo che il pubblico, anche diciamo gli automobilisti, hanno certezza dei tempi di passaggio della corsa e quindi creiamo sì un disagio ma del tutto sopportabile rispetto a quello del normale traffico. Ecco, e per ciò che riguarda invece l'organizzazione in sé, gli sviluppi, le tappe, siete soddisfatti di come si è svolta? Ma diciamo che il risultato della prima tappa poi ha condizionato, mi pare, fino a questo momento siamo a circa mezz'ora dall'arrivo dell'ultima tappa, ha condizionato sicuramente tutto il giro, però bisogna rendere merito al kazako che ha un nome, adesso non riesco neanche a pronunciarlo, di essere un atleta fortissimo nonostante gli attacchi, la durezza della seconda e della terza tappa è lì e quindi onore al merito, insomma. Ci spostiamo adesso all'incrocio dell'Aurelia che porta sul Viale Italia alla Spezia, dove è posto lo striscione di arrivo per vedere la situazione dopo il passaggio dal Monte Buon Viaggio. È una salita abbastanza impegnativa dopo che i corridori avevano già scalato la foce. In effetti sono due i corridori al comando con un margine di vantaggio sul gruppo che è subito alle spalle dei due battistrada. Siamo con l'assessore regionale, l'avvocato Gabriele Cascino, all'arrivo della tappa finale della 36esima gira della Lunigiana. Le aspettative per la regione, le aspettative per la Spezia sono state importanti, sono state coperte? Direi interamente, una bellissima manifestazione, tantissimi partecipanti, squadre provenienti da tutta Europa, anzi da tutto il mondo, perché considerando anche il Kazakistan fuori dall'Europa, Stati Uniti, quindi tantissima gente, tantissimi spettatori, cosa chiedere di più insomma? Quindi soddisfazione anche dal punto di vista della ricaduta turistica e commerciale? Sicuramente, ormai lo sport è un volano sia turistico sia economico, porta tanto indotto alla nostra regione, quindi la regione crede moltissimo in questa manifestazione, le appoggia, le promuove per quanto insomma le finanze pubbliche possono. Grazie all'assessore regionale. Un grazie a voi e a presto. Eccoci nel vialone dove a sentire si dovrà assistere ad una volata di un gruppetto di corridori che si sono avvantaggiati grazie alla salita
e all'andatura che anche oggi è arrivata ai 48,861, una media che in queste tre tappe non è mai scesa sotto i 40 km all'ora. Vince la tappa in volata Matteo Cigala, che percorre i 101 km in 2 ore e 18 minuti alla media dei 48 km orari, su Nicolò Bonifazio del Casano GC Romagnano, che arriva secondo. Terzo è Andrea Zordan del Veneto. Quarto Yasha Satterling dalla Germania, davanti a Paul Kister della Polonia. Eccolo allora il numero 164, Matteo Cigala, vincitore di questa tappa, ultima tappa del Giro della Lunigiana, che si appresta con la sua bici ad avvicinarsi al podio. Sentiamolo. Cigala Matteo, vincitore della quarta tappa del Lunigiana 2010. Com'è stata questa tappa? È stata molto impegnativa, soprattutto perché era l'ultima tappa e le gambe erano finite proprio. Però, se ho detto, gli altri hanno anche loro le gambe finite. Cerco di stare con loro, poi sono veloce, è un arrivo adatto a me, quindi posso batterli in volata. E infatti è stato così, ho battuto un gruppetto di una trentina di corridori in volata. Sono contentissimo, è la mia prima vittoria. Abbiamo visto la tua felicità quando hai esultato sul traguardo. Sì, quando ho passato Zordan agli ultimi 50 metri avevo solo il traguardo davanti a me, non ci credevo, perché è stato un anno un po' sfortunato, mi sono rotto il polso e insomma sono soddisfatto tantissimo. Devo ringraziare, e qui va la dedica, a tutto lo staff della Lombardia, del campionato italiano su pista e questo dell'Lunigiana, e la dedico a loro e a tutti quelli che mi vogliono bene. Onore al vincitore. Grazie, grazie, ciao. Simone Mannelli, presidente dei revisori della Federazione Ciclistica Nazionale. Un impegno grande, un impegno che però dà soddisfazione. Sicuramente, questa qui è proprio una soddisfazione personale, non professionale, in quanto io faccio parte dell'organizzazione del Lunigiana ormai dal 1999. Prima ero direttore di organizzazione, poi da quando sono stato eletto come presidente dei revisori, siccome è prevista l'incompatibilità non posso più fare il direttore di organizzazione, però comunque continuo a collaborare e a dare una mano nell'organizzazione della manifestazione. Eccolo dunque il vincitore del Giro della Lunigiana 2010, Maksat Ayazbayev, Kazakistan. Lasciamo adesso che le immagini parlino da sole, ci saranno le consegne delle maglie, il nostro amico e speaker Tonelli. A lui la parola. Amici che ci avete seguito dal www.ilbinocolo.net, vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi in queste quattro giornate di forcing, almeno per noi.
E cosa dire? Ci vediamo tra un anno esatto al giro della Lunigiana 37. Fondazione Casse di Risparmio di Carrara, chiamo Giacomo Perlato per la premiazione, il Veneto, e a premiare l'atleta del Veneto Massimo Federici, sindaco della città di La Spezia. Consegnerà il sindaco, oltre la maglia, anche il trofeo Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Amici, questo è stato uno dei grandi protagonisti del giro, sempre all'attacco, in ogni salita era lì e viaggiava sempre nelle primissime posizioni. Si aggiudica con punteggio altissimo la maglia rossa, simbolo del leadership del GPR. È stato davvero lo scalatore simbolo dell'edizione 2010 dell'Lunigiana, 36esima edizione del giro. Sì. Sì. Bene, bene, grazie per l'altro. I ragazzi della nazionale della Germania che dovranno indossare le maglie, simbolo del primato nella speciale classifica. Ma dai le maglie, ognuno se la mette. Squadre straniere, sì. Allora, al corridore più combattivo, amici miei, Giacomo Perlato. Il trofeo Guido Baudone, un applauso per questo splendido puledro di casa che si è comportato davvero molto bene nel corso della edizione del Lunigiana. E poi? E poi? Finalmente sono arrivati i ragazzi della Germania. Azione nella speciale classifica delle squadre straniere. Tra l'altro è un atleta Superlink che ha onorato davvero questo giro, Mario Gnaga, a consegnare le medaglie, la maglia e il trofeo Coppa Liguria. La foto ricordo di gruppo con tutti i grandi protagonisti del Lunigiana 2010. Passerella finale, andiamo con il vincitore del giro, andiamo con i vari capi classifica, amici miei, grande applauso. Terminiamo questa manifestazione facendo sentire ai ragazzi la nostra presenza, la nostra vicinanza, ringraziandoli per le emozioni che ci hanno dato. Invito anche naturalmente poi tutte le autorità con calma presenti a salire. Poi tutte le autorità, no? Tutte le autorità presenti a fare foto di gruppo, a ricordare questo importante momento dell'Lunigiana 2010, questa chiusura trionfale per i ragazzi, ma trionfale anche per gli organizzatori, per il gruppo dei giudici che davvero hanno lavorato in maniera egregia. E poi ci saluteremo dando appuntamento alla prossima edizione. Dicevo, per noi che abbiamo vissuto il giro, pedalata dopo pedalata, per noi dico sarà grande nostalgia, perché il giro ci mancherà in questi giorni, però avremo comunque sempre un bel ricordo. Intanto vi ricordo che questa sera guarderò questo grande sito di questa grande TV quando tornerò a casa e spero di trovare belle foto che le incornicerò per una grande passata. www.ilbinocolo.net